Eccomi qui, ancora vivo ma ancora malmesso, però riesco a guidare la Vespa, questa è la buona notizia. Ora riesco a guidare lentamente, dopo vi dico anche il perché, e col giubbottino, sebbene ci siano 30 gradi, perché non posso andare al sole. Sì, lentamente perché sono ancora messo male, guardate tutta sta schifezza qui. Poi ho un piede che ha 4 buchi, uno è ancora in lavorazione e non riesco a muovermi, insomma è ancora un casino. Io pensavo in 2-3 settimane mi metto in ordine e invece ho fatto un incidente più grosso di quello che avessi pensato all'inizio. Non posso guidare la Vespa, cioè posso guidarla tecnicamente perché non essendoci il cambio non devo usare i piedi, però comunque le mani. Nel video che ho fatto dove raccontavo dell'incidente, per chi non lo sapesse lo linko qua sopra, raccontavo del fatto di non riuscire ad aprire la bottiglietta dell'acqua perché mi faceva male dappertutto. Adesso riesco a aprirla ma a malapena, eh. E la Vespa, vabbè che posso guidarla perché non ha il cambio, quindi non devo usare il piede, però comunque devo frenare con le due mani. Se capita una frenata di emergenza non riesco a tirare bene i freni, per cui mi faccio i 2 chilometri per arrivare qui sul mare e poi basta. Non sarei mai in grado di farmi 30-40 chilometri e arrivare al prossimo villaggio, camminare, illustrarvi il tutto, insomma un video dura 4-5 ore, non riesco ancora a reggerlo. Appena sarò in grado di farlo posterò subito un video e sono io che probabilmente più di voi ho voglia di farlo, che voi di vederlo. Approfitto per ringraziare tutti dei messaggi di sostegno, credo di aver risposto a tutti, tuttavia ancora grazie perché mi hanno fatto molto molto piacere e sì, piano piano arriverò. Posterò video prossimamente, spero il prima possibile. Intanto, grazie a tutti. Saluti da Tenerife.